Ciao, buongiorno a tutti, niente, io sono qua per portare il saluto di Arcigay, che è l'associazione che presiedo, e sono qua soprattutto per ascoltare i vostri ragionamenti, per ascoltare i vostri contributi e per vedere quali sono i punti di contatto, che sono tantissimi, fra la nostra associazione e certi diritti per tutte le battaglie che dobbiamo e dobbiamo davvero portare avanti assieme. Io stavo pensando prima, l'ultima volta che sono stato a un congresso vostro, ed è stato 2 anni fa a Napoli, ed era più o meno la primavera, se non sbaglio, del 2013, e sembra un'era geologica. Aprile 2013 sembra, è stato 2 anni e mezzo più o meno neanche, e sembra un'era geologica fa, e era. Tra gli ospiti dell'altro congresso, quello di Napoli di 2 anni fa, c'era Ivan Scalfarotto, c'erano dei temi che sembravano essere molto, come dire, molto arrembanti, la legge contro l'omofobia che doveva essere messa in calendarizzazione, in discussione nel giro di pochi mesi, e c'era da un altro punto di vista una strategia nazionale LGBT portata avanti con molta forza da Lunar, con la partecipazione dell'associazione LGBT, una trentina di associazioni LGBT. Di questi due temi, dopo 2 anni e mezzo, purtroppo dobbiamo constatare una quasi totale debacle. La legge contro l'omofobia si è arenata al Senato, e giustamente arenata al Senato, dopo essere passata alla Camera con un testo che, perlomeno per quello che ci riguarda, quello che riguarda la CIGE, è assolutamente irricevibile, e lo sappiamo perché. La strategia nazionale LGBT che si è conclusa poi quest'anno e che aveva 4 assi, uno di questi 4 assi, perlomeno uno di questi 4 assi, secondo me quello più importante, l'asse che riguardava la scuola, e quindi tutti gli interventi all'interno delle scuole per favorire la conoscenza di chi sono le persone omosessuali, transessuali, bisessuali, intersessuali, tutti gli interventi per combattere la discriminazione, per combattere l'omofobia, per cercare di far crescere i nostri ragazzi con uno spirito più sano e più civile anche verso le persone omosessuali e transessuali. Questa strategia, questa asse si è purtroppo fermata, non è mai partita, in realtà non è mai partita in maniera seria, e oltre a questo noi dobbiamo assistere purtroppo allo smantellamento, perché quello che sta succedendo è lo smantellamento dell'UNA, dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, che nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, si era occupato in maniera molto, molto forte, molto importante delle questioni LGBT, e probabilmente lo smantellamento dell'UNA e quindi la retromarcia da parte del governo rispetto a questo ufficio, rispetto a questo ente, è dovuta proprio al fatto di essere intervenuto un po' troppo sulle questioni LGBT, perché proprio sulle questioni LGBT l'UNAR è stata martoriata in continuazione, è stata attaccata in continuazione fino a quello che sappiamo. 15 degli esperti che lavoravano a l'UNAR hanno finito di lavorare lì, hanno fatto le loro scatole di cartone e se ne sono andati da un'altra parte. Adesso l'ufficio è ridotto ai minimi termini e non ha un direttore generale, mancano tutta una serie di posizioni dirigenziali che potrebbero portare avanti l'azione in maniera forte, e noi non sappiamo che fine farà l'UNAR. Detto questo, io ho ascoltato prima la relazione di Iuri, la relazione di Iuri, che contiene ovviamente tutte le parti, i fronti su cui siamo tutti quanti coinvolti, e su una cosa mi trovo assolutamente d'accordo, ma da sempre: noi non possiamo andare avanti con questo microfono, non possiamo fare nessun tipo di gerarchizzazione delle nostre lotte. È vero che
quindi è assurda che il matrimonio sia la nostra lotta principale, il nostro argomento principale, e da certi punti di vista lo è, ma non lo è perché è più importante di altri, lo è perché da un punto di vista simbolico probabilmente colpisce l'opinione pubblica più di tutti gli altri, ma tutte le lotte per far sì che ci sia un avanzamento della qualità della vita delle persone transessuali, tutte le lotte che riguardano anche la parte che porta avanti certi diritti sul mondo della prostituzione, sul mondo delle carceri, tutta una serie di altri argomenti non possono essere considerati argomenti minori. Non facciamo mai questo sbaglio perché è un, come dire, ci tireremo la zappa sui piedi, e sarebbe estremamente dannoso anche dal punto di vista della nostra forza, del nostro essere più possibile una voce unica. Una voce unica che dobbiamo fare in modo di diventare, perché la novità dal congresso di 2 anni fa ad adesso è la nascita e la crescita esponenziale di questo mostro che ci troviamo a dover combattere ogni giorno, e che è stato creato dalle destre, dall'integralismo cattolico, e che va sotto il nome di lotta all'ideologia del genere, o alla teoria del genere, o alla filosofia del genere, o al genere in generale. Sono questa paranoia che ci sta ammorbando ormai da un anno e mezzo, e che devo dire, bisogna ammetterlo, non per primi, molti per primi, forse tutti per primi, abbiamo sottovalutato perché ci sembrava talmente, come dire, fuori dal mondo che questa persona dicessero le fandonie che portano avanti, spargessero le menzogne, e a noi sembrava fuori dal mondo che qualcuno li credesse. Purtroppo ci siamo sbagliati noi, queste persone trovano troppo seguito, trovano molto seguito, e quello che ci fa più male è che trovano seguito anche no, all'interno nostro spero poco. All'interno dei froci. Nicolino. Trovo lo seguito, oltre che ovviamente nelle persone che da sempre sono contro la vita e i diritti delle persone degli aspetti trans, trovano seguito anche in una fascia di persone che in buona fede in qualche modo cascano nelle loro tranelli, nelle loro argomentazioni, che sono argomentazioni, oltre che menzioniere, molto, molto facili, sono slogan molto diretti che colpiscono subito al cuore, e che colpiscono anche tutta una serie di persone che, non conoscendo bene la materia, i nostri argomenti, vengono risucchiati in questo buco nero, e purtroppo in buona fede ci credono a tutto l'ammasso di bugie che queste persone portano avanti. Noi non abbiamo ancora trovato una risposta adeguatamente forte e convincente, e purtroppo ce lo dobbiamo dire, a questi diffusori di odio, la dobbiamo trovare, e la dobbiamo trovare assieme. Io credo che e concludo qua, abbiamo tante cose importanti da fare, abbiamo tante contingenze, la prossima contingenza, quella proprio delle prossime settimane, dei prossimi mesi, sarà a vedere come va a finire la questione della legge sulle unioni civili. Dobbiamo osservarla, continuare a osservarla attentamente, fare in modo che non venga svuotata, capire cosa fare se viene svuotata. Insomma, sono tantissimi i fronti su cui siamo coinvolti. Io sono sicuro che Arcigay e certi diritti riuscirà a, in qualche modo, a essere insieme ancora su queste lotte, noi e tutto il resto del movimento, perché davvero altrimenti questo paese non ce la potremmo fare. Grazie a te. Grazie.